Ma salve a tutti ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia del vostro Querz86. Quest'oggi sotto la lente della videocamera abbiamo Xiaomi Mi Mix 2S, il nuovo top di gamma di casa Xiaomi. Subito in anteprima per voi, quindi la video recensione con ROM cinese, poi affronteremo anche un focus quando arriverà la versione globale, quindi quando questo dispositivo verrà venduto con caricabatterie italiano, con certificazione CE e soprattutto con la ROM globale a bordo. Quest'oggi è un primo focus, un primo video, quindi per placare le vostre scimmie, e se come me non potete aspettare, beh, è da ordinare la versione cinese. Ci arriva direttamente da massman.net, che ringraziamo. Tutti i link li troverete qua sotto, come sempre in descrizione, con codice sconto Guerz86 attivo, vale 15 € per voi. Non mi perdo ovviamente in ulteriori chiacchiere, schiacciate il tasto like, condividete il video e ci sentiamo subito dopo la nostra sigla. Iniziamo subito ragazzi ad affrontare il tema dimensionale di questo smartphone. 150.8 x 74.9 x 8.1 mm di spessore, sono 189 grammi. Questo Xiaomi Mi Mix 2 è costruito in ceramica, ha una back cover compatibile con la ricarica wireless, e dov'è la peculiarità dello smartphone rispetto all'altro che poi vedremo nel Versus, quindi Mi Mix 2 normale, lo vedete qua nella parte posteriore. Abbiamo una back cover con una leggera bombatura dalle parti destra e sinistra che ci permette di avere un grip secondo me migliore rispetto al fratello precedente. Dobbiamo dire però che l'altro, ovvero il Mi Mix 2, aveva una costruzione, o meglio una filosofia nella parte posteriore migliore secondo me rispetto, anzi chiamiamola più originale rispetto a questo Mi Mix 2S. Mi Mix 2S che lo vedete alla fotocamera classica ormai di alcuni smartphone a semaforo, un sensore biometrico qua nella parte posteriore che funziona benissimo, proprio nell'utilizzo quotidiano si fa centro, non c'è nessun tipo di problema, 10 volte su 10 sblocca lo smartphone. E questa è la dual camera 12 megapixel di Oxmark, ha votato 101 il punteggio di questo smartphone. Poi vabbè, parleremo anche della fotocamera, una parte frontale vedete con il display secondo me molto bello, parleremo anche di quello sotto la luce diretta del sole. Qua nella parte sinistra l'ingresso delle due SIM in formato nano, non abbiamo l'espansione di memoria. Una parte inferiore, eccola qua, con l'ingresso Type-C, con lo speaker, con il primo microfono, l'audio è mono, e una parte superiore dove c'è il secondo microfono non abbiamo una porta a raggi infrarossi. Qua nell'angoletto basso a destra troviamo la fotocamera, fotocamera frontale che ahimè non si migliora, non è all'altezza di competitor, 5 megapixel, i selfie vengono insomma non niente di che. Abbiamo il Face ID per sbloccare lo smartphone tramite il volto, abbiamo tutti i sensori del caso compatibile con Galileo, abbiamo Bluetooth 5.0, abbiamo la banda 20 su questo dispositivo anche proveniente dalla Cina, quindi non ci manca niente a cartello ragazzi. Ma andiamo dunque subito a sbloccare tramite il volto, quindi mi inquadro, sono qua dietro la telecamera, ecco vedete già sbloccato il nostro Xiaomi Mi Mix 2S, e vi parlo un attimino di quelle che sono le caratteristiche hardware proprio di questo dispositivo. A bordo abbiamo Snapdragon 845, dovete scegliere le versioni 64 GB di memoria interna, 128 o 256. Le differenze 64 e 128 GB di memoria hanno 6 GB di memoria RAM che fanno girare il telefono in maniera fluidissima. Questa ad esempio è la versione 6 GB e 128 GB di storage. Se siete poi degli sboroni, abbiamo la versione 256 GB, 8 GB di memoria RAM, quindi il top del top in casa Xiaomi. Il processore Snap 845 con l'Adreno 630 fa girare ragazzi questo smartphone in maniera fluidissima. Andiamo a ripulire il multitasking, se no mi dite Guerza non l'hai ripulito e mi vai a aprire le applicazioni. Ecco vedete tutto è chiuso, andiamo a fare il nostro giro, Twitter aperto, chiudiamo con le gesture comodissime, vabbè ormai lo sapete, Spotify aperto, eccolo qua. Torniamo indietro, ad esempio andiamo sul Play Store. Aperto, è molto burrose proprio le animazioni, si apprezza ecco lo smartphone caricato. Instagram, salutiamo Antonio, ciao Anto, 5 tacche, mi raccomando seguitelo, boh, così pubblicità a caso. Poi entriamo nei social, andiamo a vedere, non so, messaggi, ok, già aperto, il gestore delle pagine,
non so se l'avevo aperto, sì, eccolo qua, magari la fanpage, ragazzi, seguitemi anche all'interno della mia fanpage Facebook, Guerz86, vedete, andiamo a aprire la fotocamera, nessun tipo di problema, torniamo indietro, Twitter, guardate la multitasking, spettacolare, Play Store, boom, aperto, Facebook, boom, ecco, non l'avevo aperto, vedete, si carica, insomma, tutto secondo me viene mosso al meglio da questo Snapdragon 845, quindi siamo arrivati davvero a una parte tecnologica secondo me avanzata. Questi processori possono davvero fare di tutto in ambito gaming, in ambito multimediale, non c'è nessun tipo di problema nel far muovere tutto quello che volete sul Xiaomi Mi Mix 2S. Se entriamo nelle info, vedete qua in alto, andiamo nell'interno di My Device, vediamo un po' le caratteristiche. Allora, all'interno di questo telefono abbiamo la ROM cinese, se entriamo in tutte le specifiche, ROM cinese MIUI 9.5 Stable, ho già fatto un video focus su tutte le varie ROM targate Xiaomi, magari andatevelo a vedere, Android 8.0, quindi non abbiamo la 8.1, con le patch aggiornate di marzo. Dispositivo che è aggiornato a Android Oreo, non abbiamo il nuovo multitasking, vedete le notifiche sono ancora quelle in vecchio stile, c'è bisogno, ora arriverà poi le varie ROM, arriverà magari la Xiaomi EU, la ROM di MIUI Italia, arriveranno tutte le ROM su questo dispositivo, visto che è praticamente forse la prima review in Italia di questo smartphone, quindi capite bene che c'è un attimino da aspettare, però ecco, quando arriveranno secondo me verrà ottimizzato ancora di più rispetto a questa ROM, che al suo interno ha la possibilità di utilizzare o la lingua inglese oppure la lingua cinese. Se entriamo poi nel menu, non ci sono novità importanti, novità diverse da quello che è Mi Mix 2, da quello che sono gli altri Xiaomi, quindi mi fermo qua, visto che ormai avete imparato a conoscerlo a memoria questo dispositivo. Per quanto riguarda ricezione parte telefonica, abbiamo la banda 20, non abbiamo una ricezione al top, come ad esempio l'ho trovata sull'ultimo smartphone che ho testato, P20 Pro di Huawei, abbiamo però un'ottima ricezione, buono l'audio in capsula, buono lo speaker, leggermente bassino per i miei gusti essendo uno speaker mono, nel complesso dobbiamo dire comunque ottima la qualità, abbiamo, vi dicevo prima, il Bluetooth 5.0, non abbiamo la radio, quindi se avete bisogno della radio dovete installare un'applicazione alternativa dal Play Store. Andiamo in Spotify, vi faccio sentire la nuova canzone di Antonio, vi ricordate Antonio che ogni tanto ha fatto i video per me, mi segue sempre alle fiere, beh, si è dato alla musica, ecco perché non lo vedete più sul canale, con il suo gruppo Ford Crew si chiamano, li trovate su Spotify, questa è la loro canzone e ve la faccio sentire un piccolo pezzettino, magari il ritornello. Scusi cosa pensando solo alla fai, ma forse ci sta, forse rischia, ma se pensi mi sfidi non male, passi sotto, vada. Ecco, avete sentito l'audio, ragazzi, vi dicevo, si poteva fare forse qualcosina di più, chiaramente è difficile inserire un audio stereo in questo smartphone, visto che comunque qua sopra abbiamo la capsula auricolare e lo spazio è davvero piccolissimo ed è quasi impossibile proprio a livello di costruzione andare a inserire una seconda casa, quindi un audio stereo. Comunque diciamo che le notifiche non vengono perse e anche se volete così riprodurre un brano non avete nessun tipo di problema. Avete problemi se volete inserire un jack delle cuffie da 3,5 mm perché anche su questo smartphone abbiamo la porta condivisa, quindi USB Type-C 2.1 condivisa con il jack, quindi avrete l'adattatore in confezione per inserire appunto un jack da 3,5 mm. Cosa non amo molto di Xiaomi Mi Mix in generale, proprio della costruzione dello smartphone, anzi o meglio di quello che porta questa costruzione, un sensore di luminosità e prossimità che secondo me non è all'altezza. Molte volte io faccio un uso davvero intensissimo di audio vocali, mi sono ritrovato l'audio che mi parte in capsula, quindi faccio fatica proprio a ascoltarlo perché, mettiamo caso lo voglio ascoltare nello speaker, mi va direttamente là, quindi mi crea un caos, si abbuia tutto il display, diventa nero, non riesco più a risbloccare perché devo aspettare che finisca l'audio. Secondo me, ecco, Xiaomi deve trovare una sua strada per levare il sensore qua nella parte bassa, perché io quando tengo lo smartphone in mano è normale, no? La mano finisce qua, il pollice finisce in questa zona qua e quindi cosa succede? Succede che molte volte mi ritrovo a dover andare a lavorare sulla barra del sensore di luminosità, quindi alzarla
io manualmente e soprattutto mi ritrovo gli audio in capsula. Parlando anche di display, in questa unità abbiamo un IPS LCD 5.99 pollici, un display buono, si vede bene sotto luce diretta del sole. Io personalmente, a gusto mio, avrei preferito vedere un OLED. Un OLED che secondo me andava a migliorare ancora di più Xiaomi Mix 2. La risoluzione è 1080x2160 pixel, 403 ppi. Entrando nel display tester vi faccio vedere come comunque sia un ottimo display. Non dico che il display sia scarso, assolutamente, ci mancherebbe altro. Vedete comunque il pannello è ben tarato, abbiamo la possibilità di usufruire tutta la gamma cromatica, display neri, neri chiaramente tendono leggermente al grigio quando andiamo a virare un attimino il telefono, bianchi buoni, molto buoni, anzi migliori rispetto anche a tanti altri smartphone, quindi un buon display. Secondo me, ecco, lo voglio vedere sotto luce diretta del sole, ad esempio in estate, per vedere come questo IPS LCD si può andare a confrontare con i nuovi display OLED. Io avrei preferito l'OLED, magari voi siete dei amanti dell'IPS LCD, quindi nel box dei commenti scatenatevi con questa diatriba. Vi parlo di batteria, 3400 mAh di batteria, uguale a quella che è ovviamente in Xiaomi Mi Mix 2, una batteria che riesce a portarvi a sera, però ecco, ho trovato batterie migliori, migliori perché io su questo smartphone, vi faccio vedere un attimino gli screenshot, sono riuscito ad arrivare al 32% con 3 ore e 12 minuti di display attivo, utilizzo solo 4G, quindi non ho attivato il wifi, GPS attivo chiaramente al massimo, quindi alta precisione, si assesta l'autonomia intorno alle 5 ore di display. Ho P20 Pro che mi fa tipo 7 ore nelle stesse condizioni, quindi leggermente sotto i competitor diretti, un'ottima autonomia comunque sia, perché 5 ore di display attivo non sono poche. Magari ecco, vediamolo con una ROM forse più ottimizzata per il nostro paese, magari levato alcuni wake clock che ci possono essere, si può tranquillamente secondo me arrivare alle 7 ore. Vi faccio vedere qualche screen che ho registrato su questo smartphone. Questo è Geekbench 4, guardate, 9134 punti in multicore, incredibile, 2478 in single core ho visto far di meglio ad altri smartphone, multicore assolutamente aggressivissimo come punteggio. Se torniamo anche di qua, quasi 270.000 di punti su AnTuTu, ottime anche le memorie, guardate anche questo test, davvero punteggi altissimi per questo Snapdragon 845 pur avendo 6 GB di RAM, quindi voglio vedere ancora l'8 dove arriva, davvero ha dei punteggi incredibili, quindi avete visto, potete giocare, potete fare quello che volete con questo Xiaomi Mi Mix 2S. Allora, tocchiamo un tasto secondo me abbastanza importante su questo smartphone, entrando sempre negli screenshot e entrando nel menu della fotocamera, o meglio negli screen, nelle foto fatte con questo smartphone. Dual camera, 12 megapixel, i sensori targati Sony, intelligenza artificiale, dove chiaramente la scena viene impostata automaticamente dallo smartphone, stabilizzazione ottica dell'immagine, slow motion 240 frame per secondo, 4K 30 frame, i video 1080 60 frame, 5 megapixel f.2, la fotocamera qua nell'angolino in basso a sinistra, in basso a destra, anzi scusatemi ragazzi, f1.8 il primo sensore, f2.4 il secondo sensore nella parte posteriore, abbiamo detto il nostro amico semaforo. Le foto come vengono? Allora, c'è un netto miglioramento secondo me rispetto a Mi Mix 2, le foto vengono bene, soprattutto di notte, visto che proprio il sensore è stato strutturato, è stato costruito, è un sensore più grande, riesce a catturare più dettaglio, soprattutto più luce, anche nelle scarse condizioni appunto di luce, si vede, si sente, o meglio si vede, perché si sente che si sente, Guerz, si vede assolutamente perché c'è dettaglio. Vediamo ad esempio questa foto, allora con Mi Mix 2 normale, in questa zona qua non c'è più niente, tutto impastato, non c'è dettaglio, mentre con questo Mi Mix 2S si può vedere, guardate bello anche il cielo come l'ha tarato bene, ma anche ieri sera, ecco due foto a caso, ad esempio qui guardate il cartello,
assolutamente si legge tutto quello che c'è scritto. Un'altra foto, torniamo indietro, bella anche questa. Io come Mixe 2 non ho mai fatto foto del genere. Non sto dicendo, ragazzi, che è il camera phone per eccellenza, perché secondo me ad oggi P20 Pro ha dato una marcia in più. Non sto dicendo, ragazzi, che 101 punti siano secondo me reali, o meglio che si possa veramente dare 101 punti a questo smartphone, che si possa quasi mettere dietro a Pixel 2, iPhone X. Diciamo che le foto vengano bene, però ecco, io questi 101 punti alle volte mi domando: ma sono reali, ma sono veritieri, o c'è qualcos'altro dietro? Perché io mi sono divertito a fare le foto anche con questo smartphone, ma una fotocamera frontale che devo scaricare un software esterno, ad esempio per fare una storia Instagram, e soprattutto una 5 megapixel, perché qui vi faccio vedere qualche selfie che ho scattato, per esempio eccolo qua. Vabbè, io faccio schifo, ok, però il selfie a 5 megapixel con delle fotocamere come ad esempio la 24 mega frontale di P20 Pro, che fa anche lì, non mi piace, però c'è dettaglio, qui non c'è dettaglio, qui veramente una fotocamera standard frontale rispetto a una posteriore che hanno migliorato, sostanzialmente hanno migliorato, quindi guardate anche il mio cane. Non sto dicendo, vi ripeto, che le foto non vengono bene, perché sennò i fan Xiaomi mi ammazzano. Sto dicendo la verità, ovvero che mi sarei aspettato magari una front face camera diversa, con più qualità rispetto a quella che è le due fotocamere, quelle che sono le due fotocamere posteriori. Ottimi sensori, ottima qualità, finalmente ecco uno Xiaomi dove già con la ROM Cina si vedono degli ottimi scatti. Vi dico che nella quotidianità mia, ecco, ho trovato difficoltà a utilizzare questa fotocamera frontale. I video, vi faccio vedere anche un piccolo video girato, perché anche qua c'è qualità, assolutamente buono l'audio, non perfetto, però ecco, diciamo un audio buono, discreto anche nella ripresa. Vedete, buona la stabilizzazione ottica dell'immagine, buono, vedete anche il dettaglio, buona anche la messa a fuoco, molto morbida, quindi buoni anche i video. Beh ragazzi, questo per me è Xiaomi Mi Mix 2S, l'evoluzione di Mi Mix 2 non è uno stravolgimento, anzi assolutamente non lo è, perde secondo me la particolarità di una fotocamera posteriore messa in un determinato modo, secondo me era molto molto elegante, poi arriverà anche il Versus tra i due. Ci sono però migliorie a partire dal grip, a partire dalla fotocamera, a partire proprio dalla costruzione, secondo me ancora migliore dello smartphone grazie alla bombatura qua nella zona agli estremità chiaramente del frame. Si acquisisce la ricarica in induzione, quindi ottima anche questa particolarità, quindi una marcia in più e soprattutto una fotocamera finalmente, non dico ai livelli dei top assoluti perché secondo me non lo è, poi ripeto sono pareri personali, però ecco, diciamo una fotocamera finalmente a livelli di un 7.5 tranquillamente, e quindi si potrà forse andarla ancora di più a migliorare con una Google Camera. Ragazzi, per oggi è veramente tutto, io come di consueto vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo, beh, quando ovviamente, nei prossimi video.